l'iceberg col Titanic, col Titanic. Buongiorno. Ciao. C'è Lula qui, ciao. È finito il tempo della il tempo delle mele. Delle riprese. Tempo delle mele. Allora, stiamo facendo colazione perché dite dove andiamo, ma fatelo voi. A nuotare. A nuotare nel Mottarone. Eh? No. Vicino. Finite le Olimpiadi, ma noi vogliamo proseguirle. Esatto. E arriviamo a nuoto fino a Tokyo. Quindi per il 2000 2020 dovremmo essere facciamo noi l'apertura. Una gloria molto struccata, come se non mi vedete ogni mattina. Ciao. Siamo arrivati al parcheggio. Che brutta visuale. No, vabbè, siamo nella parte dietro. Qua sopra ci sono gli scivoli. E siccome ho lasciato la batteria della GoPro dentro, dopo la vado a prendere. Prima facciamo un bagnetto. Poi vado a prendere la batteria. Allora, momento pappa. Questi sono i panini che ho preparato e scritto per tutti. Quindi Luana la Giovanna, la Bruna Fair, che è il mio, Roby King of the King Bong. of the The Barmanzetto. Barzetto. No, tagliamo. Ti sei venuta male. Qui invece ci sono. C'è il riso freddo. Sì, sarà venuto un po' una merda. Sì. Tutto una merda. La Bruna sei pro, eh? Ma hai visto? Ho fatto on. Ma sei pro la Bruna? La Giovanna? Bruna, Giovanna, la Bernarda. Bernarda è qualcos'altro, la Bruna, la Giovanna. E lo so. Oh, la schiena, mi brucia tantissimo. Spellacchiata. Adesso sono altrimenti spellacchi. Ma che cazzo dico? Te l'hai preso? Minchia, glò. Questo video potrebbe essere censurato per molte persone. Me. No, sai quelle cose confortevoli proprio? Sì. C'è gente che adora guardare le cose che togli. Grazie, che bel dito di pelle. Che bel dito. Abbiamo molta fame. Però non so se mi sono. Cioè, se sono diventata allergica, ma adesso sta già guarendo. Ho le mani che sono di questa cosa stranissima. Guardate, è stata tantissimo nell'acqua. Solitamente non succede. Cioè, succede solo che si ritirano i polpastrelli, ma qua non mi viene mai niente. Anche l'altra volta mi ero uscito, quindi se lo sapete ditemi se sono allergica al cloro, non vado più in piscina. Perché andare da un medico quando ci sono le Esatto, perché andare da un medico? Buongiorno e buon mercoledì. Siamo andati a cambiare il vetro. Abbiamo un vetro tutto nuovissimo. E abbiamo un vetro tutto nuovissimo. Comunque abbiamo visto come hanno fatto a cambiarlo. Che ricco.
Andrea ha visto la prima parte, vero? Sì, l'hanno aperta con una specie di apriscatolette. Esatto. E poi invece io ho visto quando l'hanno attaccato che ha usato un coso gigante. Sì, un coso di silicone era, no? Che ha fatto tutto il contorno del parabrezza. Parabrezza? Parabrezza. Parabrezza, perché ripara dalla brezza, giusto? Esatto, quindi parabrezza. E quindi niente, è stato molto figo, c'è sempre da imparare. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Sesto Calende. Guardate che bello questo bellissimo panorama, che Andrea non si fida ad andare qui sopra. E non so perché. In effetti c'è un rumore strano. Ah, ok, sono i miei lacci. Guardate. Guardate la vastità. Quella là di fronte a noi è casa mia. Voglio rinfrescarmi anch'io. Oh, è super rilassante. Adesso Andrea mi regala una Lascan perché sbucherà fuori dalla via. Chi mi segue su Facebook nel mio profilo privato, perché c'è la sezione dove vi potete seguire, capirà questa mia frase. Dov'è la Lascan? Ah, qua dietro? La stanno portando loro? Sì. Oh mio Dio. Che gelato sia. Andrea, mi hai preso una Lascan. Oh mio Dio, guardate chi c'è lì. C'è un whisky. Voglio un husky. Pini, è un segno. Io continuo a romperti le palle che voglio un husky o un malamut. E stiamo vedendo solo husky e malamut in giro. Peccato. È una cosa assurda. Dio, ti prego, andiamo ad accarezzarlo, quella cosa fluffy. Ehi, tu! È che è molto distratto dei... Come si chiama? Thor. Thor, come il nostro? Ma sei un nostro. Thor, sei una husky Thor. Ciao! Ciao! Oddio, no, è stupendo. Buongiorno e buon giovedì. Mi vedrete sfocatissima perché molto probabilmente c'è la fotocamera, infatti, è lercia. Però mio Dio, mi fa un filtro pelle della Madonna. Nuova tips: mettete il vostro pollice sopra l'obiettivo e vi farà un effetto molto flawless. Figata. Vabbè, stiamo andando al Parco Sempione a Milano perché ci sono un sacco di Charmander. Ieri sera avete visto che mentre parlavo allegramente al telefono, loro stavano giocando ai Pokémon e camminavano tipo cricca. E io dietro al telefono che li guardavo. Se non facciamo tardi, andiamo su Naviglia a fare l'aperitivo. Siamo arrivati. Che bella la luce sopra. Guardate che carino questo posto. C'è Gloria Sirena là in alto. Ciao Katia. E il nostro scopo oggi è fare... Ce la faranno i nostri eroi? The Legnetti Show. The Legnetti Show. Mi ha rubato il nome. The Legnetti Show. Guarda. È molto triste. Sì, in effetti. Situazione questa. Siamo a 118 caramelle. Charmander. Beata te. Guarda là che sbuca dietro. Guarda, vai, sbuca su dopo. Siamo a 118 caramelle, Charmander. Beata te. Allora, volevo farvi notare il piatto che ho riempito. Katia è stata molto tranquilla. Adesso è la volta dei due ragazzuoli, ma cioè, guardate quanto sono ciccione inside. Lasagna. Oh, è vero, cioè te hai la mega lasagnona. Mi ispirano un botto questi qua, Anche la frittura. Vabbè, buon appetito, guardate. Siamo sui Navigli. E abbiamo già preso un gratini e un sacco di Magikarp. Ciao a tutti, vorrei solo farvi vedere la nostra fantastica Glow all'attacco sul cibo. Guardatela, guardatela. Non vi dico che piatti sta portando, Guardate, mischia tutto. Oh, saluta. Siamo in attesa di vedere che piatto ci ha portato. Ho paura del piatto che porterà fuori. Questo è quello che ha fatto prima. Cioè vabbè, tipo è un insulto vedere i crafts. No, fai paura, ma che piatto hai fatto? Ma vai a vedere tipo i crafts sopra il salato, che insulto. Quei capolavori che fa, giustamente. Oh mio Dio. Guarda sto bicchiere, lo fai cadere e tra fine. Era impossibile da bere, ma che roba. Buongiorno e buon venerdì. Stiamo andando a fare colazione al McDonald's e lui intanto pranza. E mi è arrivato un bellissimo zainetto, uno dei tanti, da Shein. Questo qua è quello con la lunina e le orecchiette da gatto. Mi ricorda molto l'una di Sailor Moon. Cosa sono quelle? Le orecchie da gatto. Niente, dentro è fatta così. E c'è un sacco di taschine ed è molto molto comoda. Infatti la sto testando. Buonasera, abbiamo scoperto io e Andrea questo posto. Oddio, quello in vetro. No,
Sì, in vetro, oddio, io ne ho una in vetro che l'ho usata come, come vaso di fiori a casa, fichissima, me la porto dietro. Comunque mi ho scoperto sto posto dove praticamente fanno le cheesecake. Infatti questa è una cheesecake con l'interno degli Oreo, poi c'è quella mista, poi ci sono tipo l'apple pie, caramel pie, con soprattutto il caramello. Oh mio Dio, quelle vere, sto male. Poi Andrea ha preso questa qua, che è una birra inglese, e io ovviamente l'immancabile Arizona. Oggi non vi ho ripreso niente perché io ho girato finalmente un video, era da tantissimo che non giravo un video, infatti mi sono quasi sentita imbarazzata e ho parlato a carrello. Carrello, oh mio Dio, volevo dire, come cavolo volevo dire? Vabbè, io invento i termini. Ho parlato, come si dice? Vabbè, ho parlato tanto. E che figo, sono contenta di sto posto. Siamo andati a mangiare a casa dei genitori di Andrea ed è morbidissima questa cheesecake. Se vi interessa, si chiama Bakery Coffee Bakery Life. Comunque quella è la vetrina, ve la zoomerò. C'è la tipa davanti, vabbè. Coffee Bakery Life. Stiamo catturando nel frattempo. Ovviamente, vero? Non si smette mai di catturare. Non si smette mai di catturare. Siamo tornati a casa, che abbiamo lanciato due esche qua a Cardano, ma solo Widol e PJ. Andrea forse farà la nanna, io dovrò montare questi weekly e poi andrò a fare la nanna, perché domani mi vedo con Roby che andiamo al centro commerciale di Arese, ma voi lo scoprirete nel prossimo vlog, quindi settimana prossima. Che vi volevo dire? Che c'è Hunter che sta male, perché abbiamo messo il mangiare giù stasera e nessuno dei due l'ha toccato, forse Freya un pochino. Di solito Hunter è quello che si fionda e finisce e spazzola tutto. Ma sta male, non lo so che cos'ha. Guardate. È qui tranquillo, non fa niente. Cioè, non fa il solito bisunt. Fa le fusa, ma rimane qua. È vero? Monta ciccio, sei depresso, bisunt. Boh, magari è caldo, perché già una volta l'ha fatto che non mangiava. L'ha fatto una volta così. Mamma mia, guarda quanto è grasso. Ti ricordi che di solito si vedeva la piega della coscia? Mamma mia, va! C'è un bombolone! Boh, siamo un po' preoccupati. Speriamo non sia niente che gli passi, che domani mangi. Intanto gli ho messo anche le crocchette nel gioco lì, quello per sfogarsi, così dopo se avrà fame va a mangiarsi quelle. E niente, io spero che questa settimana vi abbia intrattenuto abbastanza. Vi mando un mega bacione, ci vediamo al prossimo weekly. Ciao! Saluta Pini! Ciao! Ciao!